Non possiamo più occuparci della pulizia del lago. Queste, in sostanza, le parole della provincia di Como. Parole scritte nero su bianco e inviate al comune di Como e all'autorità di bacino dell'Ario e dei laghi minori. Autorità che, secondo quanto garantito dal presidente Luigi Lusardi, sarebbe anche pronta ad accollarsi il servizio di pulizia, a patto di avere mezzi, risorse e personale per occuparsene. Senza un ente che provveda alla pulizia dell'Ario, il rischio è trovarsi durante Expo con il primo bacino coperto di detriti e rifiuti. Sarebbe un'immagine devastante per la città di Como e per il Lario intero. La provincia, spiega Lusardi, ha comunicato agli enti coinvolti e a noi di non poter più gestire questa funzione. Prima ancora che Villa Saporiti inviasse questa lettera, ci eravamo mossi con Regione Lombardia, mostrando la disponibilità ad accollarci alcune funzioni provinciali, come per l'appunto la pulizia del lago. Saremmo pronti a occuparcene anche subito, a fronte delle necessarie risorse e con risultati magari migliori rispetto a quelli visti fino ad ora, dice ancora Lusardi, che avanza tre condizioni. La prima, il personale strettamente necessario a questa funzione, perché di certo, precisa il presidente dell'autorità di bacino, non possiamo accollarci l'intero assessorato all'ecologia. Poi abbiamo bisogno dei mezzi e infine un contributo finanziario che copra il costo del servizio. Noi possiamo compartecipare, ma in minima parte. Lusardi avanza anche un'ipotesi di costi. Il lago d'Iseo, dice, spende circa 380.000 euro all'anno ed è molto più piccolo dell'Ario. Credo che sul nostro lago servirebbero circa 800.000 euro, ma si tratta di una stima di massima. Tra poco inizia Expo, conclude il presidente dell'autorità di bacino, e non possiamo pensare di installare un monumento di Libeskind in mezzo al primo bacino e poi lasciare sporcizia e rifiuti nel lago. Faremmo davvero una magra figura.